Buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Come se fosse facile, l'approfondimento televisivo di Rimini Sociale. Questa sera parliamo di un progetto che non è nuovo per la nostra trasmissione, ovvero Memorie della linea gotica orientale, un progetto che vuole raccontare, trasmettere e soprattutto tramandare alle giovani generazioni la memoria di ciò che accadde nel nostro territorio con la costruzione e lo sfondamento della linea gotica orientale. È il terzo anno del progetto, come vi accennavo, ne abbiamo già parlato, ma quest'anno lo faremo in modo un po' diverso con gli ospiti in studio, ma come sempre gli ospiti li presenteremo al ritorno in studio dal filmato. Adesso ci guardiamo un filmato che ci racconta il progetto, ci fa vedere un po' di immagini e qualche intervista. Vi ricordo che il territorio compreso da questo progetto è quello dei comuni di Montescudo, Montecolombo, Gemmano, Montegridolfo, San Clemente e Mondaino. Allora adesso guardiamo assieme lo spezzone, il trailer di questa edizione di Memorie della linea gotica orientale, poi torniamo in studio per parlarne con i nostri ospiti. A tra poco. La memoria come antidoto alla violenza, con le voci dei ragazzi dell'estate del 1944 che vissero la tragedia della guerra sulla linea gotica in Valconca, nell'entroterra riminese. Nel terreno di mio zio là c'era la postazione dell'artiglieria e allora siamo dovuti andare nel rifugio e andavamo a sentire la radio Londra in una grotta e siamo usciti, era un paesaggio da film, apparecchi che mitragliavano, cannonate che scoppiavano in qua e in là, ta 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 ta, bum 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 bam. Era tutto un fuoco, sentivo suonare al col baionetti e mitraglie, stiop, un lavoro dall'altra manda. Sono passati solo 75 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, eppure alle volte quanto accadde allora sembra essere stato dimenticato, confuso, come fosse destinato all'oblio. Ecco che allora 40 testimoni diventano la fonte privilegiata a cui bambini e giovani possono abbeverarsi grazie ad un progetto multimediale per il web e grazie anche ai percorsi didattici promossi dai comuni del territorio che corre lungo quella che una volta era la linea gotica orientale. E noi da Difudo venivamo la battaglia, la notte, tutti questi raggi nel cielo, vicini, tutto questo. E ce n'era, si vedeva tutta la battaglia di Rimini, questo dal rifugio lo vedevamo. Era, in un certo senso, una bellezza vederlo. Dove passavano i tedeschi, prima di andare via, bruciavano tutto, bruciavano casa, pagliai. Abbiamo sempre camminato senza mai girarsi indietro. Ci siamo girati indietro quando eravamo là sul monte, abbiamo visto che croce era tutta in fiamme. Era tutto uno sparare da qui e là, da là e qua. Era tutto, uno sparava lì e quell'altro sparava da là. Sono morti diversi. Ci dicevano: non avete paura bambini, non avete paura bambini. Non è niente, non è niente. Non è niente. E poi sapresti te come ci cercavano, a quelle bambinette, come ci stavano dietro, con gli inglesi, avevano una fame. A Casiccio una addirittura l'hanno uccisa. Loro cercavano, avevano fame, non fame di cibo. La guerra fa queste belle cose. Noi passeggiavamo giù per la strada, eravamo corteggiati dai soldati, si ballava alle case dei contadini, però quanti carri armati su di lì nella campagna. Qui quando ha portato i soldati qui al Perno, ha cominciato la sera, ha durato fino a tardi, la mattina siamo stati giù, era tutto un pupo. E
Tra le testimonianze raccolte quest'anno spicca anche l'intervista a Cesare Finzi, ebreo scampato alle persecuzioni naziste grazie all'aiuto di un sarto di cattolica che, dopo essere riuscito a fornire documenti falsi a lui e famiglia, li condusse a Mondaino, dove i Finzi si nascosero dall'autunno del 1943 sino alla fine della guerra. Avevamo avuto da pochi giorni i nuovi documenti di identità con nome falsi. Non ero più Cesare Finzi, ero Cesare Franzi. Non ero più un ragazzino di 13 anni di Ferrara, ma di Milano, una città che io praticamente non avevo mai visto. E dovevo ricordarmi di non sbagliare, era questione di vita o di morte. E quindi ci siamo esercitati per giorni con papà, la mamma, mio fratello più piccolo, gli zii, i cugini, a presentarci con i nuovi nomi, a firmare eventualmente documenti con i nuovi nomi. E poi il sarto Morganti, dopo che aveva saputo chi eravamo, era riuscito a trovare per noi una possibilità di nasconderci qui a Mondaino. A Mondaino il carro si fermò sotto la rocca, in quello che era un piccolo campo di calcio dove noi poi ragazzi giocavamo a calcio, appunto. Si fermò lì Guido Morganti con lo zio Giuseppe e sottoscritto. Entrammo attraverso il voltone, attraverso il ponte levatoio, che non era più un levatoio. Entrammo nella piazza di Mondaino e poi, scendendo lungo la via Roma, arrivammo fino al convento delle suore, una porticina, entrammo, Guido Morganti tirò una corda, una campanella suonò, dopo un pochetto si sentì una voce femminile che chiese chi eravamo. Guido Morganti si presentò, disse che la superiora lo stava aspettando. E in effetti poco dopo si presentò, cioè sentimo la voce di un'altra sorella anziana che parlò con Guido e gli disse appunto il nome dei locali, delle persone, dove dovevamo andare, dove lei aveva trovato per noi la possibilità di fermarci, di nasconderci. Poi, rivolta a zio Giuseppe, prima che noi uscissimo, disse una frase che io sul primo momento non interpretai, non capii il valore di quella frase, l'ho capita successivamente. Disse: ricordate che in caso di assoluta necessità le porte del convento si apriranno per tutti voi. Era un convento di clausura, eravamo nel 1943, quindi l'idea che anche degli uomini potesse entrare in un convento di clausura era un qualche cosa di eccezionale. Mi ricordo che la valle era piena, piena di mezzi, carri armati, tende, jeep, mai visto una jeep in vita mia fino ad ora. Riuscimmo a superare la valle, però poi quando arrivammo alla fine della salita ci prese un temporale incredibile e io non seppi fare altro che mettermi a piangere, perché improvvisamente mi mancarono le forze, non ero più capace di fare un passo. Poi improvvisamente fummo presi dal terrore, perché sentimmo in lontananza un rumore come dei canti, come delle marce, e un rumore di camion. Quindi fummo terrorizzati, avevamo paura
che i tedeschi avessero sfondato a loro volta e che quindi stessero arrivando di nuovo i tedeschi o i soldati delle Brigate Nere. Ebbene, invece erano i militari del nuovo esercito italiano che cantavano l'inno del Piave. Quindi pensate che cosa sia stato quel giorno per quel ragazzo. La liberazione, quel giorno della liberazione. Quello che vi abbiamo proposto, che avete visto, è un lungo trailer delle interviste, delle testimonianze raccolte per questo terzo anno di progetto. In particolare avete visto sul finale la testimonianza toccante di Cesare Finzi, un ebreo scampato alle persecuzioni naziste. Noi adesso entriamo un po' nel merito del progetto e lo facciamo parlandone con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. Con noi Daniele Susini, direttore del Museo della Linea Gotica Orientale. Salve. Ciao Daniele, buonasera. E Cristina Gambini del Gruppo Icaro. Salve. Ciao Cristina, una collega abbiamo in trasmissione questa sera. Come vi dicevo, non è la prima volta che parliamo del progetto, tra l'altro anche poche settimane fa in radio abbiamo intervistato Maurizio Casadevice, sindaco del comune di Montescudo, Montecolombo, che ci ha appunto anche lui raccontato l'importanza di questo progetto. Ma quest'anno vogliamo provare a guardarlo da un punto di vista diverso. Io partirei proprio con te, Daniele, che sei spesso nelle scuole, a contatto con i ragazzi, proprio per parlare di memoria. Quindi vorrei partire proprio da questo. Come si racconta la memoria e come ci si rapporta con i ragazzi? Beh, intanto è importante farli distinguere tra quello che è la storia e quello che è la memoria. Questa è la prima cosa importante. E bisogna saperli portare per mano, soprattutto avvicinandoli attraverso la loro storia, cioè quindi collegando la loro storia personale alla loro grande storia. Un altro passaggio che io cerco di fare sempre durante le mie lezioni è quello di anche fargli capire il perché questa storia è importante per loro, quindi tutto quella che è le ricadute pratiche nella loro vita quotidiana. Perché a volte appunto loro danno, cioè loro, tutti noi, perché a volte anche, cioè tutti noi siamo venuti dopo la guerra, diamo per scontate certi modi di fare, modi di libertà che per noi sono giuste e scontate e devono rimanere come tali, ma che durante quel tempo, che era il tempo dei loro nonni, oggi dei loro bisnonni più che altro, invece non erano così normali, quindi bisogna farli riflettere sulle cose concrete. Questo è un per cui sulle loro cose concrete e fargli capire che in prima persona tu devi mostrargli questa importanza, quindi ci deve essere un impegno personale comunque del conduttore, cioè di colui che fa il mediatore della storia, e quindi allora dopo il gioco viene abbastanza semplice. In che senso? I ragazzi poi si appassionano perché toccano con mano quello che è appunto la storia, e allora veramente si ottengono risultati eccezionali. Io lo dico con grande orgoglio, ancora oggi mi fermano, vado al ristorante, vado in giro e sono professor Daniele, ancora qualcuno, professor Susini, anche ragazzi che oggi ormai sono all'università o sono usciti dai percorsi scolastici, quindi si riesce a lavorare molto molto bene, ci vuole competenza, passione, piacere nel farlo, ma si ottengono dei grandi risultati da questi ragazzi. Allora, guarda, professor Susini, visto che hai accennato, c'è una cosa che mi ha
particolarmente incuriosito, l'hai accennato all'inizio, cioè spiegare ai ragazzi la differenza tra la storia e la memoria. Allora ti chiedo velocemente se lo spieghi anche a noi. Storia e memoria sono due aspetti importantissimi per comprendere questo periodo. La storia è, qui ho portato un libro perché uno storico deve andare sempre in giro con i suoi libri, quindi è quella raccontata dagli storici, cioè dagli analisti, cioè quelli che prendono e confrontano documentazione, anche testimonianze, ma in una maniera appunto comparativa, analizzando le singole parole, quello che viene detto, per cui sono i dati, i documenti, le fotografie, è un libro di storia. La memoria è il racconto personale di un testimone, che è importante, però è il racconto personale, il punto di vista. Noi abbiamo avuto, in un progetto che ho fatto con le scuole elementari di Cattolica, abbiamo avuto due signori, come due nonni portati, che avevano frequentato la stessa classe e per far capire qual era l'impatto della memoria, un signore giudicava, l'operato della suora un po' troppo intransigente, severo, mentre invece l'altro nonno ricordava la stessa suora in una maniera che sì, però faceva rispettare la disciplina, e quindi siamo cresciuti bene, no? Quindi questa è la memoria, cioè il punto di vista però che hanno dei pregi e dei difetti. La memoria, la storia è più certa, sicura, quindi uno ha più garanzie, se naturalmente il lavoro è fatto con serietà. La memoria invece ha la forza di farti toccare con mano, quindi l'empatia di avvicinarti, di farti entrare dall'interno, di come si è calata nelle vite delle persone la grande storia. Quindi la memoria è un aspetto un pochino più soggettivo, di cui alcune volte bisogna stare attenti. Assolutamente, quindi loro devono capire che è una parte che deve essere analizzata se io la voglio utilizzare come fonte storica, e quindi valutare, e quindi è la storia che guida la memoria. Questa è la frase che gli riporto durante le lezioni: è la storia che guida la memoria, naturalmente per noi oggi che la utilizziamo come strumento di formazione soprattutto. Ecco, noi adesso abbiamo visto quindi un po' la parte del racconto di questa memoria, ma questo progetto, Cristina, ci parla anche invece di una lunga fase di rapporto con i comuni e soprattutto anche con i testimoni, con cui immagino ci sia da entrare in confidenza. Non sia sempre facile entrare a casa di una persona e chiedergli il racconto di anni anche difficili e spesso traumatici. Allora, tutta questa fase di progettazione e di raccolta della memoria, come è stata fatta? Allora, è stata fatta di concerto davvero con le amministrazioni che partecipano a questo progetto, che ci hanno aiutato inizialmente ad individuare le persone che per età anagrafica potevano essere certamente soggetti interessati a testimoniare la loro storia personale. Segue sempre una fase di verifica e quindi si contattano personalmente. Alle volte ci è capitato che persone con storie anche molto belle, molto importanti da raccontare, per esempio, non si siano sentite di farlo, perché quello che colpisce è che anche a distanza di così tanti anni certi ricordi fanno ancora talmente male da non riuscire a parlarne. Ci è capitato anche il contrario, cioè in questi 3 anni di raccolta delle memorie abbiamo anche potuto toccare con mano come, visto che sono passati ormai 75 anni da quegli eventi più o meno, ci sono molti anziani che hanno deciso di dire cose che non avevano mai detto prima, perché appunto i loro coetanei, che magari hanno subito un certo tipo di violenze, ormai se ne erano andati, e quindi certe cose si potevano dire. Sono venute fuori testimonianze sulle violenze contro le donne, per esempio, i bambini. Argomento molto difficile e delicato da toccare. Qualcuno ci ha detto: adesso lo possiamo dire, adesso ormai sono quelli che le hanno subite più o meno sono morti e quindi si può dire. Quindi anche questa reticenza e questa dimensione della collettività che preserva la propria identità rispetto a tematiche così delicate. Ogni volta siamo andati poi a incontrarli personalmente nelle loro case, questo ovviamente è un momento un po' delicato perché si entra nella loro quotidianità, ma permette, passato il momento
così di ghiaccio iniziale, di essere nel loro ambiente naturale e quindi di entrare in una confidenza talmente profonda che poi sono dei fiumi in piena, le volte non si riesce quasi più a venire via. E poi inizia una dinamica relazionale che è molto dolce, è molto bella, perché poi mano a mano che si va avanti con il lavoro li si sente, li si conforta rispetto al risultato, e quando è ora della pubblicazione, perché questo progetto ha una pubblicazione ogni bisettimanale da gennaio in avanti, usciamo ogni due interviste a settimana, e quindi quando è il loro momento io li ricontatto, li sento e loro mi danno anche il loro feedback, quello che è la loro dimensione, insomma, di comunità. Tra l'altro abbiamo visto proprio nel filmato la parte finale, quella con l'intervista di Cesare Finzi, in cui quando arriva proprio a raccontare il momento della liberazione si commuove, c'è molta empatia, cioè anche chi guarda si sente un po' travolto da questa narrazione, quindi immagino che anche questo rapporto abbia portato a galla molti sentimenti. Emotivamente è stato alle volte provante per noi che eravamo lì, perché nella narrazione devi sempre mantenere, no, ovviamente l'aplomb di chi fa le domande e chi deve mettere, però poi sono trascinanti questi loro racconti, e quindi alle volte ci siamo trovati più volte con anche noi le lacrime agli occhi per la partecipazione emotiva che si creava in questo dialogo. Inizialmente un po' delicato nell'approccio e poi un fiume in piena che senti proprio che hanno bisogno di liberarsi, hanno bisogno di dire certe cose. Ormai sono talmente grandi che si possono prendere la libertà di dire tutto quello che hanno tenuto nel cuore o nella mente per tanti anni. Quindi diciamo questo periodo passato tra gli eventi e oggi permette di guardarli, prima parlavamo proprio, no, anche della differenza tra memoria e storia, forse con un po' di distacco in più. Sì, con un po' di distacco e comunque anche con una facilità nella narrazione che permette un dialogo franco, ecco, veramente. Daniele, tornerei un attimo anche al tuo rapporto con gli studenti, perché questo progetto ci racconta anche di una trasformazione. Se una volta c'era un rapporto orale più diretto nel trasmettere le fonti, la testimonianza, oggi questo rapporto si attualizza in un percorso didattico diverso attraverso, no, l'utilizzo di video e di tecnologie. Quindi in qualche modo si riesce a rendere la memoria e soprattutto il racconto ancora attuale, appetibile per i ragazzi che magari sono abituati anche a tecnologie e a modi di approcci diversi nel prendere informazioni? Allora intanto diciamo che noi ci stiamo confrontando con un passaggio epocale, perché le ultime persone, come diceva Cristina prima, le ultime persone che stanno raccontando queste cose, che erano bambini all'epoca, adesso hanno oltre gli 85 anni, quindi sono le ultime generazioni di testimoni, e quindi si sta passando dall'epoca del testimone all'epoca dello storico, cioè saranno sempre di più persone che non hanno vissuto, sono sempre di più persone che non hanno vissuto quegli eventi a fare da medium rispetto a quel periodo di storia. E quindi bisogna per forza di cosa andare oltre, perché è comunque importante e doveroso continuare a trasmettere quel ricordo, quella memoria, e allora bisogna trovare nuove strade. Io uso tanto sia gli strumenti, tutto quello che sulle nuove tecnologie, i libri, tutto quello che comunque bisogna fare un po' un lavoro artigianale, quello che ti serve lo usi e lo adatti. Però quello, cosa voglio dire? Voglio dire che stiamo in parte sperimentando quindi determinati nuovi approcci. Per dire, io ho la fortuna di accompagnare nelle scuole Franco Leoni Lautizzi, che è il sopravvissuto di Marzabotto, che appunto ha 81 anni, e ogni tanto capita che qualche acciacco lo blocchi. Abbiamo sperimentato il riproporre una sua testimonianza video al posto della testimonianza sua fisica, perché lui era impossibilitato. Devo dire che io ero scettico, ma devo dire che
come gli occhi diventavano, ai ragazzi gli occhi diventavano lucidi uguale, quindi, quindi c'è un rapporto, si crea. Il messaggio comunque è arrivato, chiaramente, dico, e lo sottolineo non una volta ma tre volte, chiaramente per, secondo me, per ottenere questo risultato, diciamo, degli occhi lucidi, che non vuol dire, che vuol dire tutto e niente, che, però intendiamoci, però è passato da una serie di incontri, delle preparazioni a scuola, un lavoro dedicato degli insegnanti, cioè serve, diciamo, un lavoro corale. Non abbiamo inserito, non siamo arrivati con la chiavetta e abbiamo fatto vedere la testimonianza di Franco, ma dietro c'è stato un percorso che ha accompagnato i ragazzi, e quindi devo dire che in quel caso la testimonianza video, ha in qualche modo surrogato la sua assenza per malattia. Quindi le nuove tecnologie possono dare un buon contributo, però se utilizzate in maniera corretta e non improvvisata. Un percorso, Cristina, che comunque in questi tre anni ha dato vita a un sito, ricordiamo www.memorielineagotica.it, che è diventato un archivio. Come è cresciuto in questi tre anni e anche come è cambiato il progetto in questi tre anni? Ma il progetto si è evoluto e mano a mano che ha preso forza e coraggio, perché all'inizio sembrava quasi un progetto talmente grande da essere difficile da pensare. Attualmente sono online 40 video interviste, ma non ci siamo fermati alle interviste individuali, proprio per il discorso di cui accennava prima Daniele. La memoria e la storia sono due aspetti che devono essere curati entrambi. Non esiste memoria senza una valenza storica. Qui siamo andati a intervistare le persone nelle loro case con i loro ricordi individuali, ma il sito ha l'ambizione, anno dopo anno, di diventare un luogo online, quindi virtuale, in cui accogliere anche ricostruzioni, documenti storici, e quindi la collaborazione con l'Istituto Storico dell'Esistenza di Forlì Cesena per l'utilizzo di immagini dell'epoca, foto d'archivio, libri che documentano il passaggio di dell'arrivo della linea gotica, dello sfondamento della linea gotica in quei territori. Letture di interviste fatte in maniera, ovviamente, reading teatralizzati in qualche modo. Il progetto è focalizzato a passaggio generazionale, quindi queste memorie vanno trasmesse alle nuove generazioni. Le nuove generazioni utilizzano prevalentemente i video, e quindi su quello abbiamo spinto. Però tutto questo deve essere anche, come dire, sostenuto da un progetto che dà un quadro storico entro cui poter leggere questa documentazione. I comuni hanno anche realizzato un progetto di formazione per gli insegnanti, di cui Daniele ci può anche raccontare. Abbiamo messo a punto delle schede didattiche per gli insegnanti sul sito, perché queste testimonianze possono diventare l'occasione per far conoscere i nostri territori agli studenti, non solo della provincia di Rimini ma anche fuori, e quindi per far sì che i loro docenti li possano accompagnare in maniera consapevole, magari iniziando con un percorso che spinge sull'emozione, però che dia un quadro storico di inserimento di quelle emozioni, di quella storia individuale all'interno di un contesto nazionale, e quindi con formazione per gli insegnanti e formazione per i ragazzi con visite didattiche nei luoghi della memoria. E abbiamo fatto la prima sperimentazione proprio quest'anno. Daniele ha partecipato. E ci può raccontare forse qualcosa? Sì, ecco, infatti volevo chiederti se entriamo un po' nel merito di questa formazione. Sì, allora abbiamo fatto una formazione per insegnanti che già replicheremo il prossimo settembre. Una formazione che appunto era mirata a dare gli strumenti per saper trasmettere il significato della linea gotica. Perché intanto anche da storico io voglio sottolineare due aspetti principali che devono essere comunicati. Che il primo, ed è più importante, è il fatto che fino ancora oggi, possiamo dire, ma la linea gotica è stata narrata come fatto bellico, ma unicamente come fatto bellico, cioè come il passaggio degli eserciti sulle nostre colline, sostanzialmente. Il che naturalmente fu un fatto bellico, ma oggi la volontà è cercare di allargare quell'orizzonte e soprattutto valorizzare il passaggio, quello che è accaduto ai civili, a quello che è successo, mettere magari insieme il rapporto che c'è stato tra
i civili e gli eserciti, non solo quello alleato ma anche quello tedesco, perché è una, in questo discorso di analisi storiografica e memorialistica è veramente interessante vedere la percezione dei cittadini, degli abitanti dell'epoca tra quello che è stata l'occupazione tedesca e l'arrivo degli alleati. Quindi e qui veramente i ragazzi si possono formare criticamente in un'analisi attraverso un'analisi storiografica seria. Naturalmente noi lo facciamo, l'abbiamo fatto, lo facciamo al nostro museo della linea gotica, ma cerchiamo di dare maggiori strumenti possibili agli insegnanti, per cui riescono a interpretare nel modo migliore, perché appunto questa storiografia è stata rivisitata. Abbiamo avuto la fortuna che qualche anno fa a Rimini c'è stato anche un grande seminario che ha approfondito, e quindi cerchiamo di riproporre questa nuova visione della linea gotica agli insegnanti, che poi possono fare lezioni molto più mirate all'interno delle mura scolastiche, ma poi che possono anche uscire, visitare i vari luoghi della memoria e di studio che ci sono sul territorio. Quindi l'opera veramente che è stata fatta è importantissima, perché erano molti anni che non si recuperavano queste memorie, probabilmente dagli anni 80 che non si faceva un lavoro così mirato sulla raccolta delle memorie nella linea gotica. Quindi insomma un progetto che ha anche un valore che va, diciamo, oltre all'immediato, quello diciamo didattico scolastico, anche di salvaguardia. Assolutamente, purtroppo da oltre il citato Maurizio Casadei, da un altro pezzo da 90 della nostra storiografia, non solo Montemaggi, ma mi riferisco un po' più precisamente sulla raccolta di memorie a Bruno Ghigi, dopo questa epopea non è stato fatto purtroppo nient'altro, si è data un po' per scontata, per acquisita, e invece oggi ci accorgiamo che può essere ancora una memoria viva, importante, da trasmettere soprattutto anche nel panorama storico che stiamo vivendo a livello italiano e mondiale. Allora, noi siamo arrivati in conclusione della puntata, ma prima di lasciarci vorrei farvi una domanda un pochino più personale, visto che abbiamo parlato del progetto, ma volevo chiedervi, abbiamo visto tra l'altro nel trailer e chi ha avuto modo di guardare le interviste sul sito, che insieme alle immagini delle interviste dirette, delle testimonianze, ci sono una serie di riprese aeree o comunque panoramiche, tra l'altro prese dai bravissimi tecnici, ci facciamo anche un po' quando ci vuole, di pubblicità del gruppo Icaro. In particolare voglio citare Diego Zicchetti, un operatore molto, molto bravo e molto attento. Prima, quando guardavamo quelle immagini, ci siamo soffermati anche nel fare il confronto tra com'era il paesaggio negli anni 40-50 durante i bombardamenti, le immagini della guerra nel 45, in quel periodo lì, e come oggi. Voi che siete stati in quelle zone, magari in questi anni avete visto quei paesaggi, quei paesi, le case, le strade, con un occhio un po' diverso. Com'è confrontare, vedere il paese, il paesaggio oggi, e vederlo invece nelle immagini quando è percorso dai carri armati o nei racconti degli anziani? Come cambia anche la percezione del territorio? Cristina? Ma devo dire che nel fare questo lavoro multilivello, nella costruzione appunto dei video, cioè associando le immagini, la storia narrata per voce dei testimoni e le immagini storiche, le immagini viste dall'alto con i droni, non è stato sempre facile. Abbiamo dovuto fare un lavoro di grande ricerca. E io sono facilitata perché sono nata e cresciuta in quelle zone, le amo profondamente, per cui devo dire che è stato un lavoro che mi ha appassionato molto anche per questo, però spesso con i nostri operatori siamo andati proprio alla ricerca tra gli ulivi, tra i boschi, di rifugi, vedute, prospetti, nel ricercare esattamente il punto di vista della narrazione proposta dal testimone, e spesso ci siamo sentiti quasi smarriti nel verificare, toccando con mano, come era cambiato il paesaggio. Il paesaggio è un elemento straordinario, tra l'altro tutelato dalla nostra Costituzione, e troppo poco tutelato invece dall'agire fisico nostro personale, anche quotidiano, e ci racconta tanto del cambiamento di una società e di una civiltà. Abbiamo perso o costruito tantissimo, perso tanto paesaggio agrario, costruito moltissimo,
ed è importante che anche i ragazzi visitino, ma noi stessi cittadini, ci riappropriamo della conoscenza di questi luoghi e della sovrapposizione tra storia, e quindi passato e presente, per capire come siamo cambiati, perché il paesaggio racconta di come è cambiata la società a livello complessivo poi. Il tuo punto di vista? Il mio punto di vista? Naturalmente sottoscrivo tutto quello che ha detto Cristina, perché è importantissimo. Do un taglio più legato appunto alla didattica scolastica. È fondamentale collegare la storia alla geografia, nel senso è un passaggio essenziale, perché è appunto da quegli elementi di concretezza che troppo spesso mancano. E far notare questa evoluzione, io lo si può fare con i video mostrando le campagne della Valconca o mostrando le foto dei bombardamenti dall'alto su Rimini. I ragazzi rimangono enormemente colpiti dalla differenza tra la città odierna e la città dei nostri bisnonni, e quindi il paesaggio è un elemento assolutamente da tenere presente durante una narrazione storica, durante un insegnamento di questo tipo di materie. Quindi un'ottima osservazione. Io allora ringrazio davvero tanto i nostri ospiti che questa sera ci hanno fatto entrare all'interno della memoria, in particolare del progetto Memorie della Linea Gotica. Ringrazio anche voi che ci avete seguito per questa mezz'ora e come sempre vi do appuntamento per la prossima settimana per un'altra puntata di Come se fosse facile. Buona serata. Treat, 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 treat